Amici a Tactical Raiders, bentornati all'Isola del Tiro. Oggi siamo alla linea dei 100 metri per provare questo bizzarro esemplare di Keltec Sub 2000. Però, come sempre, prima voglio rilanciarvi l'invito a seguirci nei nostri social, mettere like alla pagina Facebook, iscrivervi al canale YouTube e di seguirci anche su Instagram, perché stiamo trasferendo la buona parte dei nostri contenuti, sia contenuti esclusivi che i trailer per avvisarvi delle nostre nuove produzioni, che contenuti un po' personali o contenuti interattivi. Quindi mi raccomando, Instagram Tactical Rider Shooting, scritto così come ve lo sto dicendo. Arriviamo a noi, Keltec Sub 2000, carabina semiautomatica, camerata per il 9x21, prodotta dall'americana Keltec. Esemplare molto particolare, sia dal design che dalle peculiarità. Secondo me nasce con una particolare esigenza o di un attrezzo per survival o un attrezzo per del prepping o comunque per del backup. Perché? Perché la prima caratteristica che vi vado a mostrare è che si piega. Si piega, vedete, un gombro abbastanza ridotto, si infila in uno zaino, non ha parti fragili in giro che potrebbero rompersi buttandola da qualche parte, diventa proprio, assume l'ingombro più o meno di un rettangolo e può essere messa ovunque. Con rapido movimento torna a essere la nostra PCC che avevo fra le mani qualche tempo fa. E quindi, detto questo, procedo alla lettura dell'arma. Partendo dalla volata, si trova la volata filettata coperta da questo coprifiletto per mettere compensatori o, in zone in cui è consentito, anche moderatori di suono, che va comunque a dare un altro tassello verso quello che vi dicevo prima, survival, prepping, quel campo lì, insomma. La grossa tacca di mira, grosso sistema di mira frontale, nasconde un mirino del tipo AR, palo abbastanza sottile, la canna, che comunque sia, l'avete vista da piegata, non è per niente corta. Si arriva alla nota per me un po' dolente, perché comunque il polimero di cui è composto l'handbar con questi due risi integrati potrà anche essere sicuramente solido, ma all'aspetto è veramente orribile. Nel senso, cioè, sì, è lucido, si vedono i segni delle stampate della plastica. Insomma, diciamo che questa macchina ha diverse caratteristiche. Sicuramente tra le prime non è la bellezza né la finezza del particolare, però vi dicevo, è più utile che bella. Andando avanti, comunque si arriva al mirino posteriore, che è proprio una diottra in polimero messa lì dritta. Secondo me questo è un po' il punto fragile, il punto debole quando è aperta, e comunque chiudendola va a nascondersi perfettamente a panino. Da aperta comunque è un polimero che è lì in piedi un po' così. Andando avanti, impugnatura interessante, camera, caricatori della Glock, tutto il castello esterno è in polimero anche qui, con le diciture Keltec CNC Incorporated Cocoa Florida. L'avevo già letto quando abbiamo provato quell'altro esemplare di Keltec, quel mostruoso fucile a pompa. Ogni volta che penso Cocoa Florida mi vengono in mente donnine poco vestite che mi portano bicchieroni di bevande colorate con l'ombrellino. Chissà se è veramente così. Magari un giorno ci andremo. Andando avanti, tubo del calcio, ecco, mi ricorda il fucile subacqueo che avevo quando ero un ragazzino, della Mares a molla, perché comunque aveva questo andamento. Tubo del calcio che contiene il meccanismo dell'azione, particolare anche questo. Bella dura, devo dire, facile da azionare e con possibilità di bloccarla in apertura a chiavistello proprio. Tac, un mezzo schiaffo, una polliciata, va in chiusura. Calcio regolabile, togliendo questa spinetta qua, ecco. È un bel giochino. Comunque, con la spinetta qua si può regolare quel minimo in lunghezza. E quella parte qui sopra è l'aggancio che va a tenerla chiusa quando appunto è foldata, è piegata. Cosa devo dirvi ancora? Lo scatto, azione. Prima lo scatto ha un precorsa morbido, pulito, punto d'appoggio, momento cedevole e scatta. È uno scatto molto plastico, d'altronde visto la fiera della plastica che ho le mani mi aspettavo sicuramente qualcosa di diverso, però comunque uno scatto che secondo me si può imparare ad apprezzarlo. Poi questo modello è nuovo di pacca, a parte il banco prova non l'ha toccato nessun altro. Ringrazio Gigi per avermelo portato. Chiacchierando nelle nostre chiacchierate, quando passo a trovarlo, visto un po' cosa aveva sul menu, di questo modello,
mi incuriosiva parecchio e quindi ho detto bene, proviamo. Quindi ringrazio Gigi di Free Shot per avermelo portato. Scatto ve l'ho detto, lo ridico ancora. Sì, secondo me con l'utilizzo un po' si può pulire. Il reset spinge poco, piuttosto lungo, riaggancia e tac, sì, dà una sensazione molto plastica. Sgancio il caricatore, non è reversibile, quanto vedo, perché qua è molto più grosso, non si potrà mai girare. Sporge molto, anche qui, pezzetto di plastica con i segni della fusione, proprio molto, molto, molto spartano. Ora, già caricato 5 colpi nel caricatore Glock, sto usando la munizione Fiocchi 9x21. I colpi di prova sono andati un po' alti, ho mirato al centro, nessuno l'ha mai regolato, così è out of the box. Mirano un po' più basso e vediamo se riesco a stare nel cerchio della decenza. Stavo parlando giusto adesso del fatto che comunque sia, se si vuole mantenere la possibilità di chiuderlo, il dot non si può mettere. E Gigi invece mi ha detto no, perché ci sono dei particolari tipi di montaggio di dot, sfuggenti mi diceva, che si piegano o slittano e permettono di tenerlo chiuso con un altro minimo ingombro. Si apre, track, si mette in posizione e abbiamo il nostro Kel-Tec con il dot. Magari metterò qualcosa su Instagram appena mi arriva qualche notizia o qualche immagine in più. Quindi per quello che vi dico anche seguiteci su Instagram. Vado? Vai. Pugnandolo ovviamente leggero, non ve l'ho detto prima. È leggerino. Comunque questo largo uso del polimero a qualcosa serve per mantenerne i pesi molto molto contenuti. Avete notato, non ha l'hold open, l'ultimo colpo resta chiuso. Stile AK, non è una novità per me. Sensazione di sparo. È strano, perché comunque vibra più che dare un rinculo ben definito. Sicuramente non ha un rinculo secco. Si sente l'azione della massa in movimento e il che lo fa vibrare. Comunque è abbastanza gestibile, cioè un 9x21 su un'arma lunga in pratica. Non è niente di esagerato, è giusto un po' strano la sensazione che dà. Mirini comunque la diottra e il mirino vanno in linea in maniera molto istintiva. Lo scatto secondo me forse è la cosa che necessita di più training per andare d'accordo con l'operatore. Però secondo me, ripeto, è nuovo, 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 nuovo. Secondo me si può anche pulire un po' con l'utilizzo oppure o si apre e gli si dà una controllatina. Ah però, decisamente meglio rispetto a prima. Vi dicevo, è nuovo, magari anche solo la canna si è un po' sporcata, è diventata più performante. Comunque, 1, 2, 3, 4, 5, me coglioni aggiungo anche. Cioè, sarebbero quasi tutti nel 10, eh. Direi che al di là della bruttezza e del disgusto che può ispirare a qualcuno a primo impatto, sa il fatto suo, è un giustone. E ripeto, ha la possibilità di essere ripiegato e infilato nello zaino in 0,1 secondi, quindi tanta tanta roba, bravo. Ah, tra l'altro l'ho piegato da otturatore aperto, bloccato, prima l'ho fatto l'otturatore chiuso, quindi abbiamo scoperto in diretta che non cambia assolutamente niente, si può aprire in tutte e due le modalità. Bene, giusto che è survival, giusto che è bug out, giusto che è prepping, non li facciamo affrontare uno zombino? Che secondo me è proprio l'arma più adatta per l'apocalisse zombie, quanto me la tenere nello zaino. Al momento abbiamo visto che morde dritto e morde dove vogliamo noi. Il zombino partirà da una distanza di 25 metri, avanzerà verso di me nella simulazione di uno zombie che mi vuole mangiare la faccia. Io tirerò altri 5 colpi mirando alla zona verde, l'unica zona valida per abbatterlo. Uno, due, tre, quattro e cinque. Questo qua me lo aspettavo lì. Mi sono accorto di aver sbarellato un attimo e di aver tirato nel momento sbagliato. Sarebbe stato anche lui qua sicuramente, perché comunque mi sono sentito sicuro. È stato facile mandarli dove volevo io. Quindi
Yes, arma anti-zombie perfetta. Non è finita. Tirando anche un po' più veloce, comunque vi dicevo, è strano perché vibra. Ha un andamento molto strano. Trasmette anche il fatto che comunque tubo di metallo trasmette anche vibrazioni direttamente sulla mascella. Però non è scomodo. Cioè, non è scomodo. È un po' stranino, ma a tutto ci si abitua. Adesso metterò gli ultimi 10 colpi a disposizione del caricatore e andrò a fargli fare la struttiva. Ti farò fare l'esercizio del double tap. Porterò lo zombino a distanza di circa 10 metri, mirerò il box interno e le eseguirò tutti a doppiette, triplette. Ovviamente non sono da solo in questo momento, cioè sono più persone, stanno parlando appunto di questo, ognuno con gusti diversi, ma bene o male tutti improntati nello stesso settore. E stavamo concordando tutti che più che lo guardiamo è più che ci intriga. Probabilmente è talmente, perdonatemi il termine, brutto, che fa il giro e diventa figo. E poi abbiamo visto che comunque sì, ha delle ottime performance. Cioè, ok, il polimero è brutto, è rifinito male, sembra un giocattolo, chi se ne frega, c'era Kot, basta, si fa di qualche colore o gli si mette qualcos'altro. Cioè, stippling laser. Uno stippling laser, come dice lui, lo si ridisegna in un certo modo. Cioè, davvero, non sono solo, la stiamo pensando tutti allo stesso modo, quindi devo dire che il tech che sappiamo abituato a usare come nei modelli che abbiamo già visto, anche questa volta ha fatto una cosa sensata e utile e che funziona bene. Dai, basta parlare, adesso facciamo l'ultima prova. Ora, sensazione di sparo. Lo scatto con reset così lungo, così che non spinge, rende un po' difficoltoso doppiare il colpo, meglio alla velocità che vorrei farlo io. Come vedete, uno, anzi, ho mancato un riagganci. Però tutto sommato lui resta gestibile, resta governabile, le mire sono molto istintive e permettono comunque un'ampia visuale del bersaglio. Non è un sistema di mira che ti chiude la visuale, resta comunque abbastanza aperta. Secondo me, per una roba del genere, non è per niente male. Come dicevo, non resta aperta e basta, vediamo. Lo strappo, abbastanza basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 probabilmente. Vabbè, comunque in ogni caso, abbastanza ristretta. Vi dicevo, unica cosa, riaggancio reset un po' lungo, però tutta questione di abitudine. Bene, siamo arrivati alla fine. Keltec Sub 2000. The guys from Cocoa, Florida. Vi dicevo, abbiamo concordato tutti che è talmente particolare, talmente brutto, concedetemi il termine, che fa il giro dall'altra parte e diventa figo. Perché comunque ha il suo campo di utilizzo particolare, anche delicato, se vogliamo proprio dirla tutta, perché comunque si sa, il prepping, il survival, è una cosa che esula molto dal mondo del tiro ludico, quindi ha il suo campo di utilizzo, ha la sua praticità, ha la sua particolarità, che veramente in pochi, se non nessuno, hanno. È costruito ovviamente intorno a questo, tralasciando il design e la bellezza canonica. Però abbiamo visto che funziona molto bene. Tira bello dritto, è ben gestibile e anche possibilità di essere espanso in altri modi, sia qua che qua. Naturalmente anche i miniaturini sotto, però comunque andrebbero a rompere l'ingombro ridotto e regolare che ha. Ah, sicura non è che fatta vedere. Sicura traversino normale. Questa roba costa intorno ai 700 euro. Secondo me non è troppo, non è poco, è un oggetto, una macchina che bisogna volere per investirci questi soldi, che comunque non è regalata, ma non è neanche chissà che spesa folle. Ripeto, ci ha quasi convinto. Mi piacerebbe approfondire ancora un po', però purtroppo è ora di ridarla al buon Gigi, che se la riporterà
a casetta sua. Faremo un bel custom da IDPA. Faremo un bel custom di quelli veramente aggressivi e ignoranti. Va bene, questo uscirà, dal brutto natroccolo uscirà un cazzo di cigno. Bene, dal brutto natroccolo a un cazzo di cigno, passerà del tempo, speriamo di provarlo ancora quando sarà un cazzo di cigno. Quindi anche per oggi dalla linea dei 100 metri, JC, gli amici, ringraziano voi, ringraziano i vari staff e vi danno appuntamento a venerdì prossimo alle 18. Ciao! Ah, è sportivo!